Buon pomeriggio a tutte, signore nostre, benvenute all'interno di questa diretta, all'interno della quale abbiamo il piacere di intervistare, insieme alla nostra coach Renata, la nostra Mariella. Quindi ciao Mariella, ciao Renata, Ciao, benvenute ciao in questa Federica. diretta. Ciao Ciao Federica, ciao Federica. Renata e ciao a tutte. Allora, ci siamo, signore mie. Questo pomeriggio siamo appunto in diretta con la nostra Mariella che ci racconterà un po' come è passata da più di 70 kg a 57 kg, giusto Mariella? Perché l'ultimo Sì, check hai sì. perso 1,3 kg. Oh, Sì. perfetto. Perfetto. Allora dici un po', Mariella, cosa ti ha spinto ad entrare all'interno di FESPA con tutto quello che c'è lì fuori? Ecco, io nella mia vita ho fatto soltanto due diete, in effetti, seguite da nutrizionista. Una ero poco più che ventenne e l'ultima nel 2000. Poi la mia vita è sempre stata a dieta. Dieta magari fai da me, senza, cioè, il mio problema è dalla vita in su. Quindi io sono sempre stata alla rincorsa dei chili perfetti, del corpo, diciamo, con meno chili, ma senza mai riuscirci. Per cui alla fine mi sono accettata con quel peso in più. Ecco, infatti io come mi sono presentata a voi? In sovrappeso stabile, quindi i miei 66-67 kg, e va bene, pazienza, solo che poi a seguito di un brutto evento, come capita nella vita, diciamo che mi sono ritrovata con ulteriori chili in più, perché mi sono lasciata andare, cioè non mi sono più, come dire, amata. E allora ho iniziato a mangiare ciò che mi veniva prima davanti, c'è cioè il panino col formaggio, cioè senza equilibrio. Per cui mi sono ritrovata con parecchi chili in più, non uno, due, tre, parecchi, addirittura 75 kg, che con l'ultima dieta fatta sono riuscita a togliere qualche chilo, sicuramente liquidi, ma niente di più, perché cioè, la mia testa si è completamente rifiutata di fare diete schematiche, diete restrittive, assolutamente no. Per cui ho iniziato non solo a mangiare di più, io per esempio aprivo una scatola di biscotti, cioè non mi fermavo a un biscotto, ma tutta la scatola. Sono riuscita a mangiare pure 1,5 kg di gelato in una serata. Cioè, quindi in questi anni ho accumulato parecchi chili. Allora, non riuscendo più a fare diete, perché quando ero giovane, perché io ho 72 anni, non è che ho un'età. E non li dimostri, Mariella, eh? Guarda che non li Sì. dimostri. Cioè, ripetiamolo, aspetta, Grazie. 72 anni. 72 72. li compirò a maggio. 72. Sì. 72 anni, 57 kg. Mamma mia, che Sì. spettacolo. I complimenti te li faccio dopo. Grazie. Grazie, grazie Federica. Allora, cioè quando ero giovane io dicevo oggi non mangio la pasta, non mangiavo la pasta, oggi non faccio questo, riuscivo a non farlo, ma con l'età si cambia, cioè si diventa meno, cioè si diventa, come dire, più libera. Ecco, io mi dicevo stasera non mangio, oggi non mangio questo, ma dopo 5 secondi mangiavo quello che avevo detto di non mangiare, eccetera. Dopodiché, come tutte del resto, ho cominciato a far ricorso alle scorciatoie. Le scorciatoie, cioè, ho cominciato integratori brucia grassi, integratori brucia carboidrati, e poi ho pensato sicuramente la mia tiroide che non funziona. Ho fatto gli esami, ma non funzionava la mia testa, in effetti. Allora ho fatto ricorso ai cerotti, al digiuno intermittente, cioè di tutto e di più. Il bello è che io ero consapevole di non centrare l'obiettivo, eppure continuavo a prendere, nella speranza che avvenisse il miracolo. Miracolo che
ovviamente non ci poteva essere, anche perché se non supportato da una dieta, di qualcuno che ti guida, assolutamente. Comunque, un giorno per caso, dico per caso, perché io, cioè, mi piace guardare il web, però non interagisco, ma per caso mi sono imbattuta in un video della dottoressa Saccone, tuo Federica, in cui dicevi, volete dimagrire? Niente carboidrati, niente grassi, niente dolci, niente questo. Niente... Io mi sono detta, ma grazie tante, è facile dimagrire così. Ma poi tu alla fine dici, ma non è vero tutto questo. Cioè, non so cosa è avvenuto dopo, solo che mi sono imbattuta in un'intervista, l'ha detto pure a Renata, perché era lei la coach. Ricordi il nome per caso, Mariella, no, di questa donna? No, dell'intervistata okay. No, ma della coach sì, mi ricordo benissimo, Renata. E sono rimasta, come dire, strabiliata. Io sembravo Alice nel Paese delle Meraviglie. Guardavo, cioè poi ne ho guardate più di questi video, giusto? E la cosa che mi ha colpito è stato il volto delle signore, dei volti felici, sereni, e tutti a dire tutta la stessa cosa. Io mangio questo, io mangio questo. Per esempio, io i volti adesso ce li ho presenti, ma non ricordo i nomi. Io mangio la pizza, io addirittura non solo ho mangiato la pizza, ma ho bevuto anche la birra, io ho fatto questo, ho fatto quello, li guardavo estasiata, proprio felice. Dopodiché ho cliccato nel link e mi ha contattata la prima volta Chiara. È iniziato, diciamo, la chat, solo che ero a un certo punto mi è stata posta una domanda. Tu puoi spendere più o meno di una determinata cifra? Questa cosa mi ha lasciato un po' perplessa e mi ha dato da pensare. Dopodiché io ho interrotto, ho detto, guarda, io ci voglio pensare. È chiaro, con molta delicatezza e gentilezza, mi ha detto, Mariella, tu pensaci. Noi siamo qui. Ho chiuso, però ho chiuso e ho cominciato a riflettere. Cioè, ho chiuso con la consapevolezza che vi avrei richiamato comunque, ma ho cominciato a riflettere. Io, nell'arco della mia vita, quanti soldi ho speso in integratori, che poi senza alcun risultato. Poi mi sono detta, quante volte uno desidera magari un vestito un po' più costoso, perché ti pongono il prezzo tutti in una volta e tu dici no, ma poi alla fine acquisti tanti vestitini che vengono a costare più di quell'unico vestito. Allora mi sono detta, beh, io questa volta ci voglio provare. Mi ricordo che devo andare a mare, sono andata a mare, ma con la consapevolezza e certezza che al mio ritorno vi avrei chiamato. Infatti sono andata più contenta, nonostante fosse un palloncino, però sono andata contenta. Al ritorno vi ho ricontattato. Ho fatto un sacco di chiamate, il link, ho ricontattato Chiara, ma poi mi ha contattato Federica Grandinetti, carissima, gentilissima. E così è iniziato, diciamo, il tutto. E mi ricordo che alla fine lei mi ha detto, l'ho raccontata a Renata, ti affido a Renata. Io le ho detto, mi stai rendendo felice. Perché Renata è come se io l'avessi già conosciuta da tempo, cioè da quell'intervista. E sono stata felicissima, e lo sono tuttora. E così è iniziato. Ricordo anche il giorno 19 settembre, mi è stata data l'app, l'applicazione. E allora mi sono detta, e adesso che faccio? Quando inizio? Inizio lunedì, perché le diete si iniziano di lunedì, giusto? Ma poi mi sono detta, no, io la inizio domani. E così l'indomani, anche perché volevo provare, ho iniziato a mettere cosa volevo mangiare, così. Ecco, tutto è iniziato come un gioco. Un gioco che io considero ancora tale, però mi rendo conto che dietro questo gioco c'è un lavoro. C'è il lavoro della dottoressa Faccone, Renata che mi ha preso per mano. Cioè io questo metodo lo sento come un abito di sartoria costruito, cioè confezionato su di me. Non solo, e ormai sono 7 mesi, sabato scorso. 7 mesi esatti, e ho visto che
tu, Federica, quest'abito lo hai sistemato man mano, perché ho visto che i carboidrati sono aumentati, le proteine sono aumentate, e quindi mi sta bene. Ieri sera mi sono posta una domanda. Da quando ho iniziato questo corso, cosa è cambiato? Mi sono detta, dal punto di vista alimentare, non è cambiato niente, perché io ho continuato a mangiare le cose che mangiavo da sempre, cioè non è cambiato niente, ma è cambiato l'approccio, cioè la mentalità. Adesso, per esempio, ho cura di elaborare il mio piano della giornata, avendo cura dei carboidrati, grassi, proteine. Per esempio, io prima magari privilegiavo i carboidrati, i grassi, stavo attento che tutto fosse light. Invece adesso, grazie a te Federico, ho scoperto che se anche se mangio uno yogurt intero non succede niente, anzi, forse ci sono meno zuccheri. Se bevo il latte intero, cosa che non avevo mai bevuto, può essere più gustoso. In fondo l'importante è che io non superi i grassi del cerchietto. Poi se vengono da un prodotto con più grasso o meno non ha importanza, ecco. Quindi è cambiato l'approccio, ecco. E per me è importante. Poi, per esempio, io al mattino io elaboro la mia giornata, giusto, ma questo non significa che una sera sarà quella, perché se io, per esempio, sono al supermercato e vedo un qualcosa che a me magari viene voglia, oppure cambio, cioè la flessibilità è importante, cioè io sistemo, se per esempio io a fine pranzo, non so, ho voglia del cioccolato, a volte mi fermo un pezzetto, a volte sono due, tre, ma poi sistemo il resto della giornata, l'importante è questo. Poi, grazie ai tuoi video e a questo modo di approcciarmi al cibo, riesco a controllare un po' meglio la fame nervosa. Per esempio, mi sono accorta che io subisco la fame nervosa quando bevo poco. Perché se vado fuori e bevo meno, poi magari torno a casa affamata. E allora, per esempio, qui cerco di controllare. Perché se io prendo la prima cosa che mi viene a tiro, possibilmente cioè, spreco delle fonti, cioè mangio per esempio dei biscotti, e non è che mangio biscotti che non mi saziano, preferisco fare un pranzo completo, mangiare l'insalata, certo. Non so, e la pasta per esempio che mangio giornalmente dal primo giorno, ho aumentato la grammatura della pasta. Io ogni giorno mangio la pasta, mangio per esempio l'insalata che prima non mangiavo, per pigrizia più che altro, ma adesso mangio insalatone. Allora, per evitare il gonfiore, ho preso spunto dai tuoi video, Federica, cioè mastico tanto, mastico, io ci impiego quasi un'ora per mangiare, cosa che per esempio prima io in 5 minuti finivo già di mangiare. Non so, e quindi il mio cervello non aveva il tempo di recepire cosa stava facendo, e quindi mangiavo questo. E quindi, esatto, Marielle. Sì, veramente, sono felicissima. Poi sono felicissima di Renata che mi supporta. Per esempio dopo Pasqua ho preso un chilo in pochi giorni. Quindi ho detto, Renato, ma cosa ho fatto? No, cioè non ti preoccupare, effettivamente è rientrato. Per esempio adesso i chili non mi fanno più paura, cioè quelli della bilancia, segnati, perché so che magari fra mezz'ora sarà diverso il peso, l'importante sono i centimetri, per cui non è così. E di centimetri, Mariella, aspetta, perché abbiamo fatto il calcolo, perché sono tantissimi, tu hai perso 12,6 kg e hai perso 75 centimetri da tutto il corpo, in particolare 45 tra dita e fianchi, che sono tantissimi, a 72 anni. Bravissima, 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 bravissima. Ma sai perché ti faccio tutti questi complimenti? Perché ci sono tante donne
anche di 60 anni, quindi con qualche anno in meno di te, che si scoraggiano, no? Si buttano giù. Oddio no, sono in menopausa, non posso più dimagrire, devo convivere col gonfiore addominale. No, non è vero, tu sei la prova vivente che non c'è menopausa che tenga quando si ha un'alimentazione inclusiva, equilibrata, i chili vanno via e i centimetri vanno via. Non c'è anche patologia che tenga, si dimagrisce in ogni modo. Quindi sì, brava, sì, brava, brava, brava. Grazie, grazie. E poi voglio sapere... Sì, prego. Vai. Voglio sapere quante taglie hai perso, quante taglie hai perso, come stanno i vestiti, vai, parlaci un po' di questi risultati. Per quanto riguarda le taglie, non te lo so dire e ti spiego perché. Perché io non sono mai andata oltre la 46, capispalla, 44 gambe. Ma perché? Perché per me quello era il massimo. Quindi io mi sono ritrovata con un armadio stracolmo di abiti mai messi. Cioè, io ho pantaloni di 20 anni fa, più di 20 anni fa, comprati, ma mai messi perché non riuscivo ad abbottonarli dalla vita. Adesso, con mia grande soddisfazione, sto mettendo tutto. Ho un super guardaroba, perché guardaroba di parecchi anni, e quest'anno addirittura ho comprato una giacca e dei pantaloni taglia 42. Sto stringendo tutte le cose taglia 46, addirittura 44 perché mi stanno grandette, quindi sono andata dalla sarta a far restringere, cose che mai e poi mai avrei pensato di poter fare, o che avrei fatto nella mia vita, perché mai è successo, mai. Quindi io non so come ringraziarvi, ringraziare sia te Federica che Renata, perché mi rendo conto che dietro c'è uno studio, c'è un gioco di squadra per arrivare, esatto, a questi risultati. E di questo veramente ve ne sono grata. Infatti io vorrei dire a tutte le donne, sia della mia età, ma anche a quelle più giovani, di intraprendere questo percorso, perché ne vale la pena. Cioè, ogni soldo speso è ben speso, veramente. È un investimento per la vita. Cioè, perché... Io mi chiedo, cioè, le diete che offrono tipo piatti pronti, eccetera, ma una volta finito il percorso, dove si va? A meno che non diano pure le ricette. Invece con questo metodo effettivamente una ha in mano tipo, io la considero una Ferrari, cioè perché voi insegnate come usare il cibo, come alimentarsi, non si vede più Federica, quindi voi insegnate, e insegnate per la vita. Infatti ciò che mi è piaciuto di più dell'acronimo FESPA è appunto la S, la sostenibilità, quindi io ci credo moltissimo. E infatti invito tutte le donne, sia quelle più giovani, perché infatti io una vita ho sofferto, io una vita ho segnato questi chili in meno. Comunque ci sono arrivata adesso e sono contenta e felice. E quindi io invito sia le più giovani, è inutile ricorrere ad operazioni che sto io, non c'è bisogno, assolutamente. E quando tu dici che non è una dieta, effettivamente non è una dieta. Io a volte mi guardo e mi dico, ma non è una dieta. Cioè, io assolutamente, almeno dieta intesa come restrizione alimentare, come percorso è un altro discorso, giusto? Ma non è una dieta. Io quando qualcuno mi chiede, io dico, io sto facendo un percorso alimentare, non è una dieta, io vedo a volte dello scetticismo, o comunque inizialmente l'ho letto negli occhi questo scetticismo, come dire, questa diciamo, è pazza, oppure gli hanno fatto il lavaggio del cervello, giusto? Però io adesso, con questi risultati, io in quegli stessi volti leggo l'approvazione. Veramente, tutti mi dicono, brava, devo essere orgogliosa. E soprattutto poi mi piace che fanno i complimenti a questo metodo. Perché dicono sì, è vero, è un metodo valido,
cioè non sono parole, ecco. Quando Federica dice non è una dieta, è vero. E tutto ciò che dice Federica, in effetti sono delle verità che magari uno nel tempo ce le ha sentite, ma siccome tu le spieghi talmente bene, tante volte le ripete, per cui cioè, ascoltando, una fa proprio questi ragionamenti, e quindi acquisisce mentalmente un qualcosa, è un arricchimento. E questa è una bellissima cosa, ecco, che le solite diete non danno. Cioè, a diete lo schimino, io ce l'ho, anzi ho un faldone pieno di diete, ho diete social, le diete dell'amica, cioè, ho tante diete. Quelle che mi dicono oggi devi mangiare questa, domani. Io invece no, assolutamente. Infatti chi mi chiede, ma tu per esempio, la tua dieta di quante calorie è? E che ne so io? Io vado a guardare le calorie perché sono curiosa, ma mi sono resa conto che un giorno è 1300, un giorno è 1200, un giorno è 1400, eppure io non sto sforando i cerchietti. Quindi che devo dire? Quindi, esatto. Per esempio l'altro giorno mi sono tolta uno sfizio, avevo la mia dietina, lo schimino, ho simulato nell'app una giornata tipo. Bene, sono arrivata a poco più di 1000 calorie. Allora mi sono detta, ma sfido che non è una dieta sostenibile. Cioè, sfido chiunque a fare una vita, cioè, non mangiare. E io di questo vi ringrazio veramente. Perché è un'ottima... Sì, vai, vai, Mariella, vai, vai. Vai, vai, finisci la frase, vai, vai. No, non mi ricordo adesso. Quello che... Hai ragione. Quello che hai detto è importantissimo, no? Purtroppo non si pensa... Allora, quando si pensa al dimagrimento, purtroppo non si pensa ad un... Devo imparare a mangiare in modo equilibrato perché poi mi resta per tutta la vita. Come sì. La patente. Quando sì. Prendi la patente, la prendi una volta per tutta la vita. Non è che prendi la patente e poi ti dimentichi come si guida, perché ti viene insegnato, c'è l'istruttore di guida che ti sta lì addosso e ti insegna, no? Come inserire la prima, la seconda, la terza, la quarta, la retromarcia, come parcheggiare, no? Ti guida in questo processo di apprendimento e poi prendi la patente e ti resta a vita. A meno che non commetti delle infrazioni talmente gravi e te la devono ritirare la patente, ok? La stessa cosa deve essere per il dimagrimento. Il dimagrimento o avviene così, come un processo di educazione, di apprendimento, e allora sarà tuo per sempre, quindi sarai sempre in forma. Non che dimagrirai per sempre, perché non è che lo scopo è arrivare all'anoressia, certo. Ovviamente. Però poi impari anche a mantenerlo il peso nel tempo, oppure si sta perdendo tempo e si sta bruciando il metabolismo, ed è quello che succede con la dieta che hai detto prima. 1000 calorie sono pochissime, e mangiare poco, purtroppo al giorno d'oggi si pensa che meno si mangia più si dimagrisce, ma in realtà non è così. Meno mangiamo, più il nostro metabolismo va in stallo, si blocca tra virgolette, nel senso che rallenta. Ed ecco che noi non dimagriamo, perché 1000 calorie da lunedì al venerdì, e poi sabato e domenica magari mi faccio prendere dalla fame, ed ecco che mangio, e quindi sono un cane che si morde la coda, sì. No? Tu prima dicevi che hai sofferto di fame nervosa prima di iniziare il percorso. Sì, sì, cioè io mangiavo, facevo colazione, 5 minuti dopo cominciavo a mangiare fino a sera. Poi ultimamente mi ero dato anche dei tempi, fino a mezzanotte mi era concesso, non oltre la mezzanotte, quindi io dopo cena continuavo a mangiare, e quindi i risultati sono stati quelli. Poi bevevo anche qualche bicchiere di vino di troppo, quindi cattive abitudini. Per esempio il vino io ho smesso di berlo da quando ho iniziato questo metodo, non so come, il mio cervello ha rinunciato e non ne sento la mancanza assolutamente, quindi anche questa era un'abitudine. Che vi devo dire, io l'anno scorso ho comprato un paio di scarpe, tanto per dire quanto ero gonfia. Cioè io calzo il numero 37, bene, ho comprato un paio di scarpe numero 39 e mi stavano bene.
39. Cioè, assurdo. Infatti, le ho provate quest'anno, impossibile metterle. Cioè, sto rientrando, ecco, nelle mie misure normali. Grazie a voi. Veramente grazie. Non finirò mai di dire grazie, grazie a questo metodo. Io diciamo, però devo dire onestamente, che ho una pecca, ma la colpa è mia e lo sa benissimo anche Renata, gli allenamenti che sono discontinua. Ma su questo devo naturalmente lavorare, ma la colpa è mia, non certo vostra, perché gli esercizi sono, a parte che sono facili, simpatici, belli, per carità, e quindi ci devo dare, diciamo, sotto. Ma questa è una mia manchevolezza, una mia irresponsabilità. Perché voi date tutte, veramente, tutti i mezzi per comporre, cioè, un corpo armonioso, piacevole, se non altro. Cioè, io non solo ho perso questi chili, ma ho trovato serenità. Io adesso, per esempio, si può dire, dormo bene, mi sveglio bene, affronto la giornata, cioè, con un altro spirito. Quindi ho raggiunto un benessere non solo fisico ma anche psichico. E di questo vi ringrazio. E ringrazio anche la dottoressa Federica per i video, che sono illuminanti. Infatti io a volte li ascolto, li riascolto, perché trovo sempre un qualcosa di nuovo, qualcosa che mi può aiutare e che magari a poco riesco a far mio, in modo magari da cominciare a ragionare da persona madre, come dite voi. Per esempio, io per la prima volta ho mangiato un panino di più di 100 grammi, e cioè con insalatina, prosciutto, formaggio, eccetera, ma io ho mai mangiato un panino tutto in una volta così e me lo sono gustato. Sono stata invitata a pranzo, per la prima volta mi sono alzata da tavola senza aver pensato a quello che avevo mangiato. Avevo mangiato con equilibrio, stavo proprio bene. Ecco, io di questo vi devo ringraziare, di questa consapevolezza che prima non avevo. Cioè, io prima magari pensavo di mangiare sano, perché non ho mai fatto ricorso a cibo spazzatura, ecco. Però adesso mi rendo conto che magari mangiavo in modo squilibrato, ecco, questo sì, non c'era equilibrio. Adesso invece penso che ci sia. Infatti i risultati in zona si vedono e sono contenta di questo. Grazie. Ottimo, ottimo, ottimo. Io vorrei fare un piccolo intervento. Innanzitutto, brava Mariella, perché stai raccontando proprio bene quello che è stato un po' tutto il tuo trascorso e come grazie al metodo hai trovato le chiavi giuste per te, no? Quelle che funzionano per te. Più volte, ecco, nell'esprimerti hai parlato di non dieta, di metodo, quindi vorrei fare qualche piccola specifica per chi ci sta ascoltando, no? Magari per la prima volta, perché noi diciamo non dieta, no? Perché qualcuno potrebbe dire, ma come fai a dimagrire se non sei a dieta, ok? Quindi ovviamente noi utilizziamo il termine dieta per quello che è il suo corretto significato. Il significato di dieta è stile di vita. Che cos'è guarire all'ascolto lo stile di vita? È la vita che si conduce ogni giorno, nella normalità, la routine, la quotidianità, la problematica l'imprevisto che ci può essere durante la giornata, l'uscita fuori improvviso, un invito, oppure quante volte capitano quei periodi dove in una settimana magari si mettono insieme due, tre compleanni, due, tre feste, uno magari, ecco, non sa come comportarsi, no? Quindi l'obiettivo del metodo è proprio questo, quello di farvi, di darvi tutti gli strumenti necessari, l'aiuto, contenuti, dirette, che sono il valore aggiunto, una serie di strumenti che vi mettono nelle migliori condizioni per eccellere, ok? Quindi non serve restringersi, non serve eliminare il carboidrato, la pizza, perché il problema non è lì, non è nel singolo
l'alimento. Come diciamo sempre, il cibo non è né la causa né la soluzione, ok? Tu, come hai detto prima, Mariella, hai detto: io mi sono lasciata andare, non mi volevo bene, partivo già col presupposto che il mio pallino nella giornata era mangiare, 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 e pensavo sempre solo a quello e davo fondo alla scatola, non è che mi sapevo limitare ad uno, ok? Quindi il lavoro anche del supporto è proprio questo: guidare la donna verso un come dire, un aggiustare quelle che sono le abitudini che messe in atto nel tempo portano al sovrappeso, ok? Ecco perché anche diamo il supporto, perché giustamente noi ci mettiamo nei panni della persona che c'è dall'altro lato, che può avere delle difficoltà, che può avere, ecco, un vissuto molto intenso, molto particolare, un background di diete che magari la fanno sentire fallita, no? Quante volte sento questo all'inizio di un percorso con una nuova paziente: ho paura di non farcelo, ho paura di fallire. Tutto dipende perché i metodi che sono stati adottati non rispettano effettivamente le esigenze, ok? Invece noi ti diciamo: non cambiare la tua normalità, se ti piace la pasta, se sei golosa di pane, se sei più golosa di dolci, puoi farlo, ok? Però impara a darti un equilibrio. In questo modo tu metti insieme sia il raggiungimento dell'obiettivo che un soddisfare la propria esigenza, ciò di cui ho voglia, ciò di cui ho bisogno, perché anche la voglia, ho voglia di cioccolato, per dire, è giusto che sia così, è normale, tutti abbiamo delle voglie, ok? Ed è giusto che si abbiano le informazioni giuste per affrontare al meglio, come dicevi tu, l'approccio al cibo. Dire: io non ho cambiato quello che mangiavo, ho cambiato la mia testa nei confronti del cibo. Il segreto quindi resta qua, nel cambiare la testa, ok? Nei confronti di se stesse, del cibo, e partire da un presupposto, come è stato per Mariella: va, se mi voglio vedere bene, parte tutto da qui, da una semplice affermazione che si fa verso se stesse: voglio volermi bene. Ora, se Federica è d'accordo, io leggerei qualche menù di Mariella, no? Così diamo un'idea, sì, diciamo anche a chi ci sta ascoltando, che cos'è che magari Mariella può mangiare in un giorno. Che dici, Federica, la condividiamo questa notizia? Certo, Mariella, okay, lo diciamo cosa mangi in un giorno, che qui sono curiose. Esatto. Lo dico io? Beh, prego. Posso leggere io qualche menù da là, ok? Prendo dei menù a caso. Ok, allora raccontalo tu. Sì, io al mattino la mia colazione, diciamo, è la classica delle diete. C'è il latte, il cappuccino con le fette biscottate. Però adesso ho aggiunto una fetta biscottata. A volte, per esempio, faccio cappuccino, yogurt e fette biscottate. Non prediligo i biscotti perché, cioè, non mi saziano allo stesso modo, ecco, perché io mangio i biscottini, magari ingerisco delle calorie in più, ma non mi saziano, e quindi preferisco eliminare, ma solo per questo. Oppure metto un biscottino, ma faccio una colazione più consistente. Stamattina, per esempio, ho preso il latte con i fiocchi d'avena, semi di chia, poi ho messo della frutta, banana, fragole e la mela. Poi a mezzogiorno mangio sempre la pasta, sempre, e come dice Federica, cioè non per forza deve essere integrale, può essere anche la pasta la non integrale, però io abbino le verdure, legumi, per cui il picco di glicemico viene, penso, tallonato, ecco. E poi mangio il secondo, può essere la carne, il pesce, quello che capita, le uova, quando non raggiungo le proteine. Renato mi ha insegnato che posso ricorrere all'albume, al tonno, e così, perché le proteine riesco a gestirle ancora, cioè, non proprio bene, quindi io metto albume oppure il tonno. Ecco. Poi la sera è più sbrigativa, o faccio i toast, se ho per esempio il minestrone, comunque mangio il cioccolato, per esempio io, siccome bevo tanta acqua, quindi non sento la necessità dello spuntino, che io però metto nell'acqua. Di solito metto la frutta o il cioccolato, che poi io consumo a pranzo, perché a me piace concludere il pasto con qualcosa di dolce. Così, questa è la mia giornata. Poi se vado fuori non mi preoccupo se sono invitata a pranzo o meno. Per esempio, io ho attivato poche giornate di ricarica. Ma perché? Perché io penso che quando si è invitati, è chiaro, non si può mettere a conteggiare,
Cioè, se magari preparo io il pasto, io so bene o male, come per esempio per Pasqua ho fatto la lasagna, io sapevo cosa avevo messo, quindi ho conteggiato il tutto. Se sono invitato, questo non lo posso fare, cioè non riesco neanche a farlo. Allora io, per esempio, programmo che so la colazione e la cena, se il pranzo, e il pranzo anche quello che c'è in un modo adeguato, diciamo, senza magari strafare, e poi la sera completo le cene. Poi se cedo meno, mentre prima me ne facevo un cruccio, ma ricordando le parole della dottoressa Saccone che dice un giorno non fa la differenza, né in senso positivo né in senso negativo, quindi io me ne faccio un cruccio, anche se per esempio un giorno esagero un pochino, cioè l'indomani si ricomincia da capo, mentre prima facevo, beh, ormai ho fatto così, e allora, come si dice, dove 30, 31, e se mandava tutto, diciamo, all'aria. Invece adesso questa, ecco, in questo ho cambiato la mentalità. Cioè, ci può essere una giornata un pochino il telefono, però non me ne faccio un problema, ecco. Va bene. Mariella, se devi rispondere, io ti muto e poi dopo ti smuto, e così se vuoi puoi rispondere. Un attimino, perché non so chi sia, scusata. Nessun problema, questo è il bello della diretta, signore mie. Allora, mentre aspettiamo la nostra Mariella, io voglio vedere un sacco di complimenti per Mariella, perché io non so se avete capito, ma Mariella ha 72 anni, 72 anni, ha perso quasi 13 kg, eccola di nuovo, aspettate che la posso, ecco qua, l'ho smutata. Sì. Quindi voglio vedere tanti complimenti per la nostra Mariella. Mariella, già sono arrivati dei complimenti e te li condivido. Grazie. Da parte di Cristina, da parte di, aspetta che te li mostro, brava Mariella, da parte di Maria, bravissima Mariella, è la dimostrazione che a tutte le età si può migliorare, assolutamente sì. Bravissima, congratulazioni. Mariella è bellissima, dice Margherita, una tua compagna. Grazie. Di viaggio. Lei anche lei ha rilasciato un'intervista, lei ha perso 22 kg, ma è un'altra situazione rispetto alla lo sai, l'hai vista. Complimenti Mariella, grazie. Complimenti. Il mio compagno ha scoperto da poco che ho intrapreso il percorso e non sa il costo, ma sabato mi ha detto che anche se fosse costato 1.000, 2.000, 3.000 ne è valsa la pena. Esatto, è Margherita, vero? Proprio come dice, proprio come diceva la nostra Mariella. Complimenti! Insomma, ci sono tantissimi complimenti, poi te li puoi andare a leggere tranquillamente dopo, Mariella, all'interno dei commenti. E a proposito di complimenti, no? Voglio farti una domanda, e cioè, c'è stato un complimento che hai ricevuto da parte di un'amica, da parte di un familiare, che in qualche modo ti ha giustamente fatto piacere, ti ha fatto anche notare quanto sei cambiata? E allora, io ho ricevuto solo complimenti dal mio medico curante, che mi ha incontrato per caso e non sapeva che io ero a dieta, che mi ha detto, ma signora, ma sta facendo la dieta? Ho detto, sì, ma complimenti, però adesso ci fermi. Ha già raggiunto l'obiettivo, mi ha detto. Sì, tutto. Di una mia cugina, che per me è una sorella, mi ha detto, devi essere orgogliosa. Ed è quella che ha affermato, posso dire che questo metodo funziona, ecco. Sì, lei non l'ha provato, però l'ha detto, no, perché l'ha visto su di te. È magra. Però mi ha detto, sì, mi ha detto complimenti, perché detto, devi essere orgogliosa, perché ci sei riuscita. Che lei sa il mio prima e adesso il dopo. Sì, ho ricevuto tanti complimenti. Grazie a voi. Esatto, Mariella. E io ho un'ultimissima domanda, poi tu sei stata molto esaustiva, hai risposto anche a molte domande che magari sono state fatte senza neanche che io te le ponessi, le hai risposte tu. Quindi ti volevo chiedere come ha influenzato questo dimagrimento, questa perdita di quasi 13 kg e 75 centimetri da tutto il corpo. Per quanto riguarda l'autostima, ha avuto un impatto sulla tua autostima? Sì, perché come vi ho detto, io mi ero disinnamorata di me. Adesso invece non solo mi sono rinnamorata di me, delle cose che mi stanno attorno, e anche, diciamo, il mio problema, tra virgolette, che purtroppo è quello che è un lutto,
sto cercando di viverlo in un modo diverso, cioè con la consapevolezza che purtroppo la vita è questa e quindi non è questo, punto. Cioè, sto cercando, ecco, di volermi bene, tutto qui. E di questo vi ringrazio tantissimo e invito tutte le persone che di prendere in mano la propria vita, ecco, perché ne vale la pena. Questo sì. E di non avere paura del costo, perché tutto si può, diciamo, superare, ma ne vale la pena effettivamente, perché per la vita, cioè non è una cosa temporanea che sfumerà, no. Di questo, cioè, io ne sono certa e vi ringrazio veramente, tutto il team professionale. Poi, per esempio, non soltanto dal punto di vista, diciamo, della dieta, ma ho notato la vostra professionalità anche dal punto di vista amministrativo, perché è tutto documentato. Cioè, perché uno di solito quando fa un qualcosa su internet pensa, ma come andrà a finire? Potrebbe anche essere una truffa o qualcosa del genere, può capitare. Non in questo caso, è tutto documentato, tutto trasparente, per cui grazie, veramente, c'è proprio da fidarsi e di affidarsi a voi, perché per esempio Renata è sempre in punta di piedi, anche qualsiasi cosa mi dice, anche quando mi ha chiesto di questa intervista, per questa intervista, a me l'ha chiesto con tanta delicatezza, soprattutto perché io più volte ho detto, guarda, io non sono una persona social, lei è stata carinissima, anche stamattina mi ha detto, Mariella, non ti preoccupare, tranquilla, sarà una chiacchierata, così è, perché non c'è niente effettivamente di preparato, è tutto a braccio. Quindi grazie veramente, grazie di tutto, cioè non finirò mai di ringraziarvi, veramente. Lascio la parola alla tua coach, ma grazie per queste belle parole, Mariella. Grazie a te, grazie. Beh, assolutamente sì. Questi feedback, diciamo, Mariella, tuoi come di altre tue colleghe, diciamo, sono ciò che a me fa amare questo lavoro, che è il sapere di essere presente per qualcuno, ok? Il sapere di poter aiutare con una parola, con un ragionamento, uno spunto di riflessione, quello che sia che mi può consentire di strapparvi un sorriso, farvi continuare la giornata, anche se non è iniziata nel migliore dei modi, oppure perché no, quante volte l'abbiamo fatto noi, Mariella, no? Contestualizzare anche quelli che sono i risultati del check, no? Quindi Mariella sì. È andata così per questo motivo, perché ieri, l'altro ieri è successo questo e quell'altro, quindi sì, esatto, nella lavoriamo nell'etica, questo mi preme dirlo, e nella trasparenza totale, ok? Perché il nostro scopo non è quello di farvi dimagrire, perché o farvi raggiungere il vostro obiettivo, perché lì noi lo diamo per scontato, ok? Che applicando poche semplici regole si possa arrivare ad un dunque. Qualsiasi sia l'età, la patologia o la situazione, tu sei la dimostrazione in carne e ossa, ok? Il nostro lavoro è per un obiettivo molto più alto, ok? Quindi aiutarvi a credere di più in voi stesse, migliorare la vostra autostima, uscire da quelli che sono per molte, o come è stato per te, da meccanismi autosabotanti, tipo la fame nervosa, ok? Tutto parte da dentro. E noi coach facciamo proprio questo, cioè vi aiutiamo a fare quel viaggio introspettivo in chiave alimentare che ci vuole per trarre il meglio da questo che è un metodo che, come dicevi tu, ti rimane per sempre, perché, come diceva anche Federica all'inizio, così come hai imparato a guidare la macchina, che non ti dimentichi, una volta che hai imparato a guidare il tuo stile di vita non puoi mai tornare indietro, perché nel momento in cui ti senti meglio, dormi meglio, sei più energica, ti vesti come vuoi, ti piaci di più, perché mai tornare indietro? Cioè è un qualcosa che una volta che scatta diventa irreversibile, a meno che, ecco, non ci sia qualche deviazione, qualche piccola problematica, ma
In generale, noi coach aiutiamo sempre le pazienti a superare qualsiasi tipo di ostacolo. A me piace sempre utilizzare la frase in cui dico il 10% è ciò che ci accade, il 90% è come decidiamo di reagire a ciò che ci accade. Tu, Mariella, potevi dire, beh, a 70 anni adesso così che mi frega. Invece no, tu hai deciso di reagire, di prendere in mano la situazione e ce l'hai fatta, no? Questo è il bello. Quindi anche noi non finiremo di ringraziarti per queste parole che hai speso nei nostri confronti. Grazie. Esatto, aggiustate l'interno, io lo dico sempre, aggiustiamo l'interno e aggiustiamo l'esterno, esatto. Perché il sovrappeso, l'obesità, tutte queste situazioni di appunto sovrappeso e obesità derivano da un malessere interno, da una cattiva gestione delle emozioni, da una perdita che ci può portare a sfogare nel cibo, da traumi, violenze, diete rigide che ci portano, ci inducono, proprio le diete ci spingono nel loop della fame nervosa, eccetera, eccetera. Quindi ecco, aggiustando l'interno, aggiustiamo poi anche l'esterno. Quindi Mariella, io ti ringrazio per questa intervista, grazie, ti ringrazio per tutte le belle parole che hai speso per noi. Ti ringrazio anche per aver accettato, perché hai sfondato il muro della timidezza, l'hai proprio abbattuto. Brava, brava, brava. Grazie, grazie a voi, non finirò mai di ringraziarvi, veramente, grazie. E dico sempre buon lavoro. Grazie Mariella. Grazie. Io voglio solo rispondere ad un commento. C'era qualcuna che mi chiedeva come parlare. Ecco, parlare di dimagrimento ne ho fatte tante, non riesco a dimagrire. Per poter parlare, Rita, semplicemente c'è il link nei commenti. Ci clicchi sopra e prenoti la tua consulenza. Come diceva prima Mariella, siamo super pronti ad accoglierti senza pressarti o quant'altro. Prima Mariella ha parlato anche della sua esperienza proprio con alcuni dei nostri specialisti. Detto ciò, io saluto tutte. Ciao Mariella e ciao a tutte. Ciao Federica, ciao Renate. Ciao Mariella, ciao a tutte. Ciao Federica. Grazie.